bene, vai. Vai. Capito. Aspetta, oh! E colera! Ruota sullo scalino! Vai! Nel passaggio laterale entra nel canale! Ruota sullo scalino! Vai! Nel passaggio laterale entra dentro il canale qua su, eh. Ruota sullo scalino, metti. Vai, ancora. Ok. Metti la ruota sullo scalino! Vai! Ok! Qui nel passaggio laterale entra dentro un canale, c'è, entraci dentro! Giovanni, ruota sullo scalino! Nel canale qua su ci sta un canale con passaggio laterale, entraci dentro, sennò da cappotti di là. No! Blocca avanti che non gira! Ce l'hai il blocco avanti? Vai! Vai!
scalino che sale. Sì, fallo girare su questo scalino qua, fallo salire. E sì, là. Stai sempre dritto. Addrizza, vai, addrizza. Ok, vai, vai, lo coordino. Vai, di qua, leggermente, ok, preciso. Vai che è tranquilla. Qua nel canale, fallo mettere dentro, fallo mettere. Che altro c'è dopo? Ruota sullo scalino, ruota sullo scalino. Ok. Dentro ci sta, già le basta. Ok. Yeah.
Fratelli d'Italia, se testa, che nel municipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, che volga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Piangiamo già corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Piangiamo già corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Francesco, un po' di silenzio. Lì. Ma che là? Sta tutto là. Senti, attenti! Allora, approfitto del fatto che ci dà un po' di tregua quest'acqua, speriamo che non arrivi. È ovvio che io devo fare veramente tanti ringraziamenti a questa associazione che ha deciso di impegnarsi nel restauro di questa struttura. È stata un'avventura veramente particolare, non si può chiamare un lavoro pubblico questo, perché comunque insomma, sarebbe complicato definirlo tale, però è stato veramente complesso perché da parte nostra c'è stato semplicemente l'autorizzazione ai lavori e il pagamento delle spese vive dei materiali, che non sono poca cosa, però rispetto allo sforzo che hanno fatto tutto il club dei fuoristrada, i Cignali Road di Antrodogo, che si è impegnata a portare i materiali qui su, e non vi dico quali difficoltà ci sono state, a lavorarci assiduamente per tante settimane e poi a concludere in maniera così bella questi lavori, aggiungendo altre cose che man mano si capivano, perché comunque questo edificio era in abbandono più totale, nonostante fosse stato vissuto per veramente molto tempo da diversi appassionati. Ecco, noi siamo venuti qui ognuno coltivando la nostra passione. Io ho raggiunto questo luogo a piedi, altri in bicicletta, molti di voi con i fuoristrada. È un luogo che oggi tutti noi, il Comune e Cignali Road, restituiscono alla fruibilità. Questo fa in modo che possa essere per tutti noi un futuro diciamo utilizzo. Io vorrei andare oltre, però non mi sembra corretto farvi prendere l'acqua, quindi io dico grazie a chi si è impegnato per questo, auguri a tutti voi per questa giornata di festa che abbiamo. Il rifugio è intitolato a un brigadiere della forestale che è stato custode di queste montagne per tanto tempo, e Gabriella, sua moglie, ne è testimone. Vorremmo leggere la preghiera dei forestali, che anche se adesso forestali non lo sono più, però per il nostro immaginario lo sono, lo sono. O Signore, che con la sua grazia illumini le nostre menti e i nostri cuori, aiutaci ad accrescere ogni giorno la nostra speranza. La vita ci ha posti al servizio del Paese per la conservazione, la cura e la difesa delle cose più belle del creato, gli alberi, gli animali, le acque, le montagne che tu ci hai donato, a beneficio dell'uomo. Rendi il Signore più consapevole di questo privilegiato impegno e mantienici ad esso pienamente fedeli. E tu, San Giovanni il tuo avverso, il nostro patrono e maestro, guidaci per il sentiero della vita che porta la carità cristiana e l'autorità civile. Aiutaci a comprendere sempre più le opere del Creatore e i legami che uniscono tra loro le tue creature.
in modo che anche la nostra fatica si svolga sempre in armonia con il segno di Dio. Amen. Spinning TV. Con Paolo.